Vi presento la mia ricetta per avere Gesù nel cuore. Gesù, sei come un dolce prelibato. E cosa saresti se io non ti condividessi con gli altri? È certo che se non lasciassi la mia testimonianza su questo mondo è come se non ti avessi mai conosciuto, perché con me morirebbe anche la parte più bella, quella vissuta con te. Sei come il lievito nella terra, ce n'è per tutti. E allora perché tenerti solo per me? Sì, Signore, sei proprio come una ricetta composta da tanti ingredienti. Basta però che solo uno di essi venga a mancare, che sarà tutta un'altra cosa. Gesù, sei amore e gioia, misericordia, pace e serenità. Questi sono i tuoi sapori che un buon cristiano percepisce quando riesce a entrare in noi con lo Spirito Santo e con l'Eucaristia. Gli ingredienti invece sono altri e alcuni sono difficili da trovare, soprattutto se in modo gratuito. Se dovessi scrivere la ricetta per avere Gesù nel cuore, io vi direi: gli ingredienti, amore più di quanto basta, tanta pazienza, tutto il tuo cuore, la preghiera, un po' di quello che hai, un brano del libro della vita, il perdono e soffrire con amore. Ecco la preparazione. Ogni giorno, prima di uscire di casa, recita il Santo Rosario. È consigliabile farlo prima di scendere dal letto, perché è più facile andare a passo con la preghiera. Se vi capitasse di svegliarvi più tardi, non preoccupatevi. Potete farlo durante la giornata, anche recitando una decina alla volta, in orari diversi. La sera prima di dormire, recitate un'Ave, Padre, Gloria, un Angelo di Dio e l'Eterno Riposo per tutti i defunti, soprattutto per le anime in purgatorio. Durante i giorni feriali si consiglia anche di andare a messa e di confessarsi quanto serve. La domenica invece la Santa Messa non può mancare. Prendi la Bibbia o il Vangelo e ponilo in un posto visibile nella tua casa. Aprilo a caso, in qualsiasi momento della giornata, e leggi un brano di Gesù. Lui ti parlerà e risponderà alle tue domande. Affronta la giornata con tanta pazienza, tanto amore, molto più di quanto basti. Dona a chi è meno fortunato di te un po' di quello che hai, ma fallo con tutto il cuore e non solo per metterti a posto con la coscienza. Perdona chi credi ti abbia fatto del male, ma prima ancora perdonati perché Dio ti ha già perdonato. Non portarti dietro vecchi rancori, perché sono come spine nel cuore. Più le premi e più fanno male. Quanto tocca portare la tua pena, soffri con amore. Gesù è accanto a te, è molto più vicino di quello che pensi. E camminerete l'uno accanto all'altro, mano nella mano. Ma quando ti tocca, gioisci, perché Lui è con te quanto sorridi. E con te quando riesci a portare un sorriso, nonostante che non ce la fai più a soffrire. Questi sono gli ingredienti principali e ce ne sono altri ancora che troveremo nella dispensa del nostro cuore e che possiamo attingere al nostro piacimento. Ricordiamoci però che basta che ne manchi uno solo e non sentiremo lo stesso sapore di chi vive Gesù nel cuore. Fate girare questa ricetta a chi conoscete e ditegli che Gesù non ha controindicazioni e non ha effetti collaterali. Maggiori saranno le dosi e più vero sarà Gesù nel vostro cuore. Un caro saluto a tutti da Gianmarco De Vincenti.